lavorare, tutto il corpo per la forza e anche una parte cardio, ok? Per questo workout ci servono i manubri, l'asciugamano, da bere e il tappetino. Allora, perché c'è sempre da sudare per l'asciugamano e anche da bere, questo lo sapete. Allora, una cosa base molto importante è una buona forza di volontà, senza questo non possiamo fare nulla. E prima di iniziare, spero che vi scrivete, perché più siamo, lo sapete, e più ci divertiamo. Io sono prontissima, are you ready? Let's go! Iniziamo, come ben lo sapete, con un riscaldamento. Allora, gambe divaricate, ok? Più ampie delle spalle, andiamo a toccare con il braccio destro la punta del piede sinistro e viceversa, ok? Centro e tocchiamo. Respira. Portiamo l'altro braccio indietro, ok? E tocchiamo. Incrociamo. Gambe tese. Fuori l'aria. Bravissimi. Dopo questo andiamo rotazione del bacino. Ancora 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Allora, iniziamo la parte destra. Giriamo. Giro la rotta. Ok. Allora, 5. Fai bene il movimento, ok? Movimento ben ampio, ok? A destra, a sinistra, fianco, dietro, fianco, davanti. Ok, cambiamo. Cambiamo sempre. Questo andiamo a lanci, andiamo a lanciare, 5, 4, 3, 2, 1, lanci, da piede destro, vai a incontrare il braccio sinistro e viceversa, provi di toccare la punta del piede, ok? Respira, iniziamo a riscaldarci, è importante prima di iniziare qualunque workout. Anche lo stretching non dobbiamo mai sottovalutare né il riscaldamento né lo stretching. 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Ok, adesso andiamo giù e in su, posizione dello squat e non perdere. Giù, posizione lo squat e porti il braccio in alto. Andiamo, ancora 5, 4, 3, 2, 1, ecco, iniziamo a mettere un timer, ok? Allora, oggi lavoriamo così, 30 secondi, un attimo che è anche lento. 30 secondi ogni esercizio e 15 secondi per riposare. Allora ragazzi, primo esercizio, prendiamo i manubri, andiamo a fare Weaver Fly. Quando lo fai, abbassa un pochino, butti fuori la schiena dritta, apri, ok? Poi ci mettiamo in piedi, front raise, let's go. Apri bene, up, front raise, poi ancora, up, front, mi metto di fianco, apri, up, front, apri bene, stiamo lavorando la spalla, la parte alta del corpo, ok, perfetto, il prossimo, allora faremo curtsy, ok? Incrociamo dietro e shoulder press, ok? Let's go. Curl.
Rossi. Rimaniamo. Cambiamo. Quando incroci dietro, non sei troppo vicino, sennò diventa difficile. Vai un pochino più indietro, così hai più spazio per incrociare la gamba dietro, ok? E la gamba davanti piegata a 90 gradi, fai in modo che le ginocchia non supera la punta del piede. Ok, perfetto. Faremo solo 4 block, diciamo così. E sono 3 esercizi ogni block, ok? Adesso andiamo a fare side lunges. Side up. Side lunges e torniamo. Ma lui ben, lo impegniamo bene. Impegniamo bene. Allunghi bene, così lavoriamo anche la coscia, i glutei. Inspiriamo, petto alto. Questo, ok. Facciamo ancora un'altra volta, poi a casa. Puoi aggiungere una terza serie, una quarta, un tutto. Ok, primo ricordati, we will slide. Schiena dritta, ok? Apriamo, poi up, front raise, ok? Giù, apri, up, front, giù, apri, up, front raise, vai. Up, rientro davanti adesso, giù, apri bene. Front, ultimo. Ok, ispiriamo, bravissimi, curlsy and shoulder press, ok, scaldati, incroci bene, let's go, shoulder, torni, incroci, vai. Petto alto, ginocchia non supera la punta dei piedi, fa un bel affondo dietro, perfetto, side lunges, ok, bravi, 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 respiriamo, bravissimi, let's go, iniziamo con la gamba destra, apri, allunghi bene e torni, allunghi, torni, stabilizza la coscia, questo esercizio è veramente efficace, petto sempre alto, ok, non vai così, così, controlla il movimento, perfetto. Adesso iniziamo la parte cardio. 15 secondi. L'avevo già detto, 30 secondi per l'esercizio, 15 secondi per riposare. Il primo, jumping jack. Ok? Se non puoi saltare, apri, torni. Apri, ok? Cambi gamba di volta. Petto sempre alto. Apri, chiudi. Braccio e le gambe si aprono contemporaneamente, vai, pari, pari, dai, perfetto, vediamo un po', il prossimo boot kick, ok, il boot kick, talone tocca a te, ok, così, se non puoi saltare fai così, un modo energico, talone tocca a te, let's go, poi l'aria, vai, saltate caldo che fa saltare, stop,
Ok, il prossimo andiamo a saltare così, ok? Da destra a sinistra, incrociando la gamba dietro, ok? E il braccio si equilibra, let's go. Bravissimi, petto alto, incroci, salti, se non puoi saltare non fa niente, fai un passo abbastanza, come si dice, ampio e incroci, senza fare un saltello. Io non faccio grande saltello qua perché il posto è quello che è. Ok, perfetto, vediamo un'altra serie, ok? Jumping jack. Respiriamo intanto, 5 secondi, iniziamo. Let's go! Jumping jack. Vai, vai. Apri e chiudi, apri. Siamo fatti. Ragazzi, chi ha visto Sanremo? Ok, 5 secondi. Mi fa impazzire, mamma, ragazzi. Lo so. Soldi, soldi. È veramente top. Vabbè. Bravo, mamma. Ok, il prossimo boot kick. Anche lo che dà, mi è piaciuto. Anche il volto, dai. Torna. Ma anche la mano abbastanza. Non sto andando. Merita pure lei. È brava. Bravissima. Boot kick. Talone tocca a te. Invece di chiacchierare a fare il gossip. Ok. Guarda. Perfetto. Il prossimo lato sciolto. Ok? Un giorno ragazzi io andrò pure io a Sanremo. Oh. Dai, schiaccia a parte, iniziamo. Salti, incroci. Il braccio segui il ritmo. Ricordati, se non puoi saltare, tranquillamente puoi fare un passo. Dai, 5 secondi, 4, 3, 2, 1 e stop. Il prossimo, prendiamo manubri, deadlift, let's go. Scendi, oh, quando ti alzi il gluteo è contratto, scendi, schiena dritta, ok? Ginocchia morbida e oh. Giù, controlla il movimento, quando vai giù mi giro, piano, così devi sentire la parte, come si dice, tutte le catene posteriori che stanno tirando e stanno lavorando, poi quando ti alzi e contrai di te, ok? Il prossimo, teniamo manubri, scendiamo alla posizione del sumo, anzi rimaniamo sulla punta e torno, punta e torno, giù, rimane giù, gluteo fuori, petto alto, ok? Anzi, anzi, rimani sulla punta e scendi. Stiamo lavorando la parte interna della coscia, l'intera coscia, bravissimi. Il prossimo, rimaniamo con i manubri e faremo lo squat, ok? Pronti? 4 secondi, iniziamo. La posizione dello squat, scendi, piano, glutei fuori. Più giù che vai, più lavori i glutei, ok? Tutto il peso del corpo va già sul talone. Petto alto, dritto. Ok? Non devi andare così, ok? Sempre dritta. Oh,
quando ti alzi, quando sei su, contrai i glutei. Ok, perfetto. Tutto a capo, ripetiamo. 16 secondi per soffiare, respirare. Deadlift. Prendiamo manovre. Ok, scendiamo piano, piano, ginocchia morbida e hop. Scendi e su. Glutei contratto quando sei su, ok? Schiena dritta, scendi piano e hop. Glutei sempre fuori. L'ultimo, ok, perfetto. Teniamo uno, 15 secondi, bevi 7, abbiamo 15 secondi. Yes, time on here, ok? Alzi, giù, sul talone, non sul talone, sulla punta, scusami. Ok, punta, giù, punta, rimani giù. Glutei fuori, addome contratto, petto in alto, ok? Respiriamo, ancora un movimento. Ancora 5 secondi. L'ultimo, come? Continuiamo, squat. Adesso abbiamo fatto lo squat, ok? Adesso andiamo un pochino più ampia, ok? Più ampia delle spalle, diciamo così, ok? E scendiamo. Scendi, glutei sempre fuori. Prima scendi con glutei, scendi piano e via. Sì. Quando sei su, contrai glutei. Petto alto. Quando sei giù, fa attenzione che il ginocchio non supera la punta dei piedi. Petto alto, 3 secondi e ci siamo. Ok, perfetto ragazzi, questa era seconda parte. Adesso andiamo a fare gli esercizi per gli addominali. Ok? Devi 6, 7. Iniziamo con il plank, ok? Allora, sul gomito, gambe tese, schiena dritta, la testa e la schiena stanno alla stessa linea, ok? E rimaniamo. Rimani. Dai, ce la possiamo fare, 30 secondi, non è tanto. Addome contratto, glutei contratto, glutei non è troppo alto, né troppo basso. Ok? Perfetto. Ci giriamo adesso, bicep curl. Ok? Schiena bella appoggiata per terra. Andiamo a pedalare, come se fosse a pedalare. Ok? Il gomito destro con il ginocchio a sinistra e viceversa. Pedaliamo. Pedalia. Bravissimi. Dai, dai. Dai. Siamo agli ultimi esercizi. Ancora un'altra serie e abbiamo finito. Forza. Questo, ok. Adesso andiamo su il gomito, andiamo, facciamo plank normale, poi mettiamo su ginocchia e ci alziamo così, ok? Plank, ginocchia, bravi. Controlla il movimento, non devi avere fretta, ok? Ginocchia, plank, ginocchia, plank, bravi, siamo quasi tra poco e abbiamo la seconda serie e finiamo. Ok, vai. L'ultima serie, rimaniamo sempre alla posizione perché andiamo a fare plank, ok? Sul gomito, o se vuoi anche posso fare anche sul braccio, ok? Ok, let's go. Guardati il glutei, né troppo alto né troppo basso. Rimaniamo,
schiena dritta, importante la postura. Addome contratto, gambe tese, piede contratto. Stiamo lavorando tutto il corpo, ragazzi. Se riuscite a fare soltanto qua almeno 40 secondi ogni giorno, farà bene al suo corpo. Ok, chiediamoci. È l'ultimo, ragazzi, dai, forza. Andiamo, bicycle, crunches. Ricordati, gomito dentro con ginocchia a sinistra e viceversa. Let's go. Incrociamo. Pedaliamo. Fai l'aria. Sguardo verso il soffitto. Ok. Vai. Siamo uguali. Tanto un esercizio da piedi. Nisma, sei su ginocchia. Vabbè tu. E l'ultimo, pausa. Ok? Tra poco iniziamo. Da qua abbiamo la posizione del plank. Poi scendi. Plank. Scendi. Plank. Ginocchia. Ginocchia. Bravissimi. Bravi. Siamo quasi. Siamo alla fine. Siamo forti. Ancora. Dai, dai, non mollare. L'ultimo. Bravissimi. Wow. Sto sudando. Ma al solito. Ok, mi asciugo, poi iniziamo veloce. Ok, perfetto ragazzi. Adesso andiamo a fare un po' di stretching. Allora, rimaniamo in questa posizione, ok? Glutei sopra il talone, allunghi bene il braccio, la testa di mezzo al braccio, rimaniamo. Andiamo bene. Andiamo. Siamo orgogliosi, dai. Comunque, come avevo detto prima, a casa raggiungere la terza serie, la quarta serie, dipende da te, dipende dal tuo livello di allenamento. Okay. Adesso da qua andiamo sul fianco, andiamo a allungare i quadricipiti. Ok? O poi rimanere tutto allungato per terra, o se no come me, come voi. E prendi la gamba e porti il talone verso il piede. E rimaniamo. E non smetto mai di dire una sana alimentazione. Almeno due volte alla settimana. Ok? Cambiamo. Spieghiamoci. Ok. Questa cosa, portiamo i talloni verso il piede. Bravissimi! Mamma mia, è un momento che mi piace tutto lo stretching. Adesso ti ricordiamo la strada. Ok, da qua andiamo a allungare un po' la colonna vertebrale. Ok, alziamo la gamba, ok? E alzi, vai, arrivi dove vuoi, dove puoi arrivare, ok? Se poi riesci a portare la punta del piede per terra, meglio, ok? Rimaniamo. Respira. Se riesci, non so, di qua, o se no, puoi non allungare la gamba, puoi piegarli anche, se non riesci, così. Rimaniamo. Bravissimi. Perfetto. Torniamo piano. Senza fretta. Ok. Adesso non si può allungare. Per trovare, andiamo a piedi.
30-40 secondi ogni posizione, ogni esercizio. Lo stretching. Perfetto. Ok, ci mettiamo in piedi. Respiriamo, piano, su, respira, ancora, up. Ragazzi, avete appena finito il vostro workout per la forza anche il cardio, ragazzi, bravissimi, veramente non ho parole, ci si sta. Niente, vi ringrazio anche di essere andato con me e niente, se il video vi è piaciuto mettete un bel like. Iscriviti al canale, soprattutto perché lo sai, possiamo e più ci divertiamo. Vieni a trovarmi su Facebook, su Instagram, soprattutto condividi il video con la zia Pina Giuseppe che adoro. Ti saluto ragazzi, vi aspetto su Instagram, su Facebook, così parliamo di Sanremo. Mahmood, sali.